Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo vlog settimanale, spero che stiate bene, io sto alla grande. In questo video troverete magari dei cambi audio-video rispetto ai vlog precedenti. Sto facendo un po' di esperimenti con dell'equipaggiamento che ho acquistato recentemente, quindi perdonatemi se l'audio non è perfetto o il video è fuori fuoco, a volte devo imparare. In questo vlog vi voglio parlare di quello che è successo la settimana scorsa, ossia vi ho paccato due volte in live e quello che succederà nella prossima. E poi parleremo del motivo per cui vi ho paccato e per cui sono un poco attivo. Le introduzioni. Allora, dovete sapere e sapete già che in questa settimana è iniziato Hearts of Iron 4 con la storia alternativa, non Step Back, l'ultimo DLC, e Humankind con la nuova patch. Sono entrambe nuove serie e questo significa che una nuova serie ha bisogno di più tempo, deve investire più tempo all'inizio per imparare il gioco, documentarmi, preparare le introduzioni, preparare la base delle cover, preparare i titoli, la playlist, i tag da mettere nei video, la descrizione. E poi una volta che questo è pronto, ogni episodio, il tempo dedicato ad ogni episodio, si riduce, se possiamo usare questo termine, alla registrazione e alla fase di editing e di rendering e upload che poi portano il video sulle vostre tavole, no, sul vostro YouTube. Quando si fa invece una serie per la prima volta, c'è tutto il lavoro di preparazione e questo porta via tantissimo tempo. Questo è il motivo per cui io questa settimana non ho avuto tempo per le live. Non ho avuto neanche tempo di editare i video di Ucronia Gaming e pubblicarli, e quindi sono indietro rispetto alla tabella di marcia, come vi dicevo la settimana scorsa. Però sono riuscito perlomeno a postare i primi episodi e quindi le serie sono partite. E tra l'altro vi ringrazio tantissimo perché molti di voi mi stanno dando dei feedback positivi e la cosa mi rende veramente orgoglioso e contento. Nella prossima settimana, Hearts of Iron 4 arriverà con un paio di episodi, penso, mentre Humankind ne avrà di più. Age of Empires 4 credo di finirlo domani, se riesco oggi a registrare l'episodio conclusivo. Domani non ci sarà un proviamolo, perché non ho proprio il tempo di fare altro, devo veramente dedicarmi su queste serie al momento. E durante la settimana non troverete grandissime novità su YouTube se non queste due serie di cui ho parlato. Su Twitch, lì magari riesco ad andare in live. Non so se riesco domenica, non so se riesco martedì, ma andrò in live, tornerò. Voglio finire adesso la campagna Aksumita con l'Etiopia, o perlomeno andare avanti, magari ci troviamo un obiettivo come la conquista dell'Africa, chi lo sa, e poi decidiamo come proseguire con le live. Comunque, in ogni caso, sono contento che vi sia piaciuto moltissimo il gioco di ruolo sotto i video di Hearts of Iron 4. Ricordatevi che è un'ucronia e che quindi non sono dei documentari, non vanno presi come dei documentari, come qualcuno invece nella sezione commenti ha già fatto. E quindi, per evitare di creare false informazioni, visto che non tutti leggono la descrizione, ve lo dico anche qui, tanto chi segue questi vlog lo sa già, ma vabbè, ripetita iuvat. Quindi non c'è molto altro da dire per quanto concerne la programmazione. Per quanto invece riguarda il tema di oggi, ecco, questo mi faceva piacere perché volevo avere un vostro ritorno. Intanto YouTube ha tolto i dislike, perlomeno qui in Germania, sul mio telefono e sul mio computer non vedo più i dislike, neanche sui miei video. Per vederli devo andare nella sezione dell'Analytics. E con il mouse over sotto la percentuale che mi dà di like e dislike mi dice esattamente quanti dislike ho, che è una cosa che ho smesso di fare. E sapete cosa c'è? Bene così, così non me ne frega niente dei dislike. E anche quando ci sono questi video. Tra l'altro, la cosa divertente è che c'erano sempre almeno due o tre dislike sotto ad ogni video. Quello che ho notato è che da quando li hanno cancellati, ce n'è soltanto uno fisso. Quindi non so se magari è soltanto una persona oppure se è una percentuale, uno ogni, non so, 10.000 che guardano mette il dislike. Comunque la cosa mi rende contento e mi ha tolto adesso questo elemento dalle statistiche. Credo comunque che sia una scelta ancora sbagliatissima da parte di YouTube, perché tutte le volte che io vado a vedere i tutorial, ad esempio, come regolare l'audio di una fotocamera Sony, ecco. Quello che vedi, io non so se il tutorial è una cavolata oppure no, e quindi da utente è una grandissima, cioè secondo me è una cosa veramente brutta. Spero che li reintroducano. Da creatore di contenuti mi sono tolto un problema in meno, quindi ve lo do come ritorno dopo che ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Comunque, a parte questa cosa di like e dislike, volevo passare al tema delle introduzioni. Introduzioni che sono il motivo per cui sono in ritardo sui video.
I tempi di registrazione, ad esempio, di Humankind non cresceranno. Molti mi chiedono di fare episodi di 30-40 minuti, ma questo vorrebbe dire che anziché postarne 3 a settimana, poi ne posto uno o uno e mezzo. Cioè, il mio tempo non si dilata al dilatarsi degli episodi. E io in questo vlog vi volevo parlare appunto di come funziona la creazione di un episodio, di un video, di un gameplay. C'è una fase di registrazione. C'è una fase in cui io, dopo la registrazione, metto in pausa, apro un file Word e scrivo quello che ho fatto. Sono di solito 4-5 righe stringate, con errori grammaticali, cioè scrivo velocemente, scoperta l'America, scoperta l'acqua calda, diventato re del mondo, punto. Quando mi andrò a rileggere quella parte, saprò più o meno che cosa è successo nell'episodio e mi regolerò con l'introduzione. Introduzioni che ho smesso di fare spoilerose e sono diventate praticamente dei riassunti degli episodi precedenti ormai. Quindi anche chi le skippa, state tranquilli che non ho più messo spoiler, perché mi sono accorto che non era una grande idea forse. Una volta fatto questo passaggio, io vado avanti a giocare, magari per un paio d'ore, quando ho il tempo, e quindi abbiamo alla fine, dopo queste 2 ore di gioco, mettiamo 4 video di 20-25 minuti ciascuno e 4 file Word con quello che ho fatto. E anche 4 file che io chiamo RAW, cioè crudi, da lavorare. A questo punto bisogna preparare l'episodio. Io utilizzo come programma DaVinci Resolve, che è un programma gratuito ma estremamente efficace. Poi ci sono ovviamente delle parti a pagamento se si vuole fare l'abbonamento per avere qualche feature in più. Comunque, per iniziare ve lo consiglio, però dovete andare a guardare un tutorial fatto bene di almeno un'ora. E lì auguri se trovate quello giusto con i dislike nascosti. Ma mettendo poi lì il file, che cosa faccio? Vado a prendere il file Word, riscrivo le 4 righe in qualcosa di sensato, ossia quello che vedete nell'introduzione, apro Audacity, che è un altro file, è un altro, scusate, programma, leggo questa introduzione ovviamente con un tono un po' incalzante, cerco, edito l'audio, elimino il rumore di fondo, lo rendo un pochino più, diciamo così, uguale al suono del gameplay, e poi esporto un file, generalmente un MP3, un WAV, adesso non ricordo, che vado a mettere in DaVinci Resolve all'inizio. E quello è il mio file di introduzione audio. Aggiungo poi sotto un piccolo brano musicale che metto un po' più basso, e sopra devo trovare degli spezzoni video dell'episodio precedente, o nel caso di Astro Varon 4, veri e propri documentari, che seguono quello che dico. Dopodiché taglio queste parti e le aggiungo in questi 30 secondi e nel giro di mezz'ora ho fatto l'introduzione. Ok? Adesso devo attaccare una transizione e metterci l'episodio vero e proprio. E una volta che ho messo l'episodio vero e proprio, dopo la transizione, dopo l'introduzione, posso renderizzare. Renderizzare significa che il Sony Vegas, oppure il DaVinci Resolve, oppure il Premiere, come si chiama, del Mac, ti trasforma tutte queste componenti in un unico video, un MP4, un MP4 direi, se volete metterlo su YouTube. A questo punto, finito questo processo, la renderizzazione dura, dipende dai 15 ai 30 minuti, dipende dalla lunghezza del video, dalla grandezza dei file. Stiamo parlando sempre di un episodio, stiamo parlando di 3-4 gigabyte di materiale comunque. Esce un video che può essere un gigabyte o 2, lo mettiamo in upload e qui c'è da inserire tutte le cose che servono a YouTube, quindi titolo, descrizione, tag, per ogni video bisogna rifare tutto da capo, tag del videogioco, c'è tutta una sezione per monetizzazione in cui io devo accettare che questo video non è per i bambini, che non ho incluso questo e quest'altro, ci sono tantissimi temi che YouTube ti mette di fronte, se tu li inserisci viene demonetizzato. E dopo io ho una bellissima connessione, veramente veloce, dopo 15 minuti il file è in upload. E YouTube lo renderizza, nel senso che lo rende di alta qualità dentro YouTube. Infatti, se sapete, un tempo quando mettevi i file in upload, ma lo facevano anche altri creatori, e subito pubblicati, la qualità era molto bassa perché YouTube non riusciva a starci dietro. Adesso abbiamo il file su YouTube, bisogna programmarlo, bisogna sapere quando, a che ora, bisogna mettere la programmazione e YouTube lo posterà. Ci siamo dimenticati ovviamente di parlare della copertina, ma per la copertina io utilizzo almeno 2 programmi diversi e qui bisognerebbe parlare di editing di foto, ma questo vi dà l'idea del fatto per cui un episodio a volte che voi vedete di 20-25 minuti può essere tranquillamente 2 ore di lavoro, quindi una serie che durante una settimana 7 video possono tranquillamente essere, non so, 16 ore di lavoro, mettiamo in media.
La mia macchina del caffè sta esplodendo. 16 ore di lavoro in media, per esempio. Quindi dicevamo, se io riesco a salvare due live, che sono tra preparativi, live vere e proprie, almeno 7 ore di lavoro, io queste 7 ore, in queste 7 ore riesco praticamente a fare metà settimana. Ora c'è il tema che su Alzo Veron 4 sto facendo una partita in parallelo per imparare a giocare, perché ovviamente non ho la minima idea di quello che può succedere durante la nuova run, con la guerra civile, con l'arrivo dei tedeschi, e facendo una run in Ironman, in storia alternativa, sarebbe un grosso peccato fare degli errori. Di conseguenza, queste ore che io ho salvato, tra virgolette, dalle live e che salverò, le utilizzerò per giocare da sole, per imparare. Innanzitutto, se voi conoscete bene Alzo Veron 4, avete delle belle guide, design dei tank, design delle, come si chiamano, delle divisioni, tattiche per combattere contro i tedeschi, scrivetemele, oppure entrate in Discord ed entrate nella sezione Alzo Veron 4, perché lì ne stiamo parlando, perché la cosa è molto interessante e io sto cercando di imparare proprio prima di arrivare con l'Ironman nella fase in cui dichiarerò guerra con l'operazione Barbarossa, per evitare che la partita finisca con una sconfitta, perché è vero che la storia alternativa può finire in tutti i modi, ma sarebbe un peccato. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato un po' di informazioni interessanti. Spero che abbiate capito il motivo del mio ritardo, però ho cercato di spiegarvelo, magari dandovi anche uno spunto per domande, per approfondimenti. Quindi usate la sezione commenti qui sotto se ne avete. E come sempre vi auguro una fantastica giornata o serata. E vi do appuntamento. Alla prossima.